Eder, Mech, Pallister. La curva nord dell'Inter, storicamente conosciuta per il suo tifo appassionato, è ora sotto i riflettori per ragioni ben più oscure. Andrea Beretta, ex capo ultra, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte di Antonio Bellocco, avvenuta il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio. Bellocco, 36 anni, era un erede della potente cosca della 'Ndrangheta di Rosarno. Secondo le indagini, il movente dell'omicidio sarebbe legato a contrasti economici riguardanti la gestione degli affari della curva interista, inclusi merchandising e biglietti delle partite. Beretta, che ha confessato di aver ucciso Bellocco, sostiene che la vittima lamentava di ricevere solo briciole dai profitti. L'inchiesta ha svelato un presunto sistema di distribuzione illecita di biglietti e abbonamenti, con profitti che andavano ben oltre il semplice rimborso spese dichiarato da Marco Ferdico, ex portavoce della Curva Nord. Ferdico ha minimizzato il legame tra la curva e la famiglia Bellocco, ma le indagini suggeriscono una rete ben più intricata. Non è la prima volta che i protagonisti di questa vicenda si trovano al centro di un'indagine. Un precedente caso di presunta estorsione ha visto Beretta, Bombardini e Morra coinvolti, con accuse poi ritirate dopo il ritiro della querela da parte della vittima. Tuttavia, il passato sembra tornare a galla con nuove e più gravi accuse. La figura del nuovo leader della Curva Nord, insediatosi il 12 settembre, è ora al centro dell'attenzione. Già nel 2019, un'indagine della Digos lo descriveva come l'ideatore di un sistema di ingressi illeciti allo stadio. Questa rete assicurava ingenti profitti, sollevando interrogativi sulla trasparenza e legalità delle operazioni all'interno della curva. Le autorità sono al lavoro per ricostruire tutti i retroscena di questa vicenda, valutando l'eventuale coinvolgimento della società calcistica nelle attività illecite. La necessità di un controllo più rigido sulla vendita dei biglietti e sulla gestione degli ingressi allo stadio appare sempre più evidente. Mentre il mondo del tifo organizzato si trova a fare i conti con le sue ombre. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.